Ciao amici del MyLab, oggi parliamo di comportamento dei bambini e loro alimentazione. Che legame c'è tra le due cose? Ne parliamo con la dottoressa Marcon, che sono riuscito a invitare in studio con noi oggi. E però prima, come sempre, ti chiedo di condividere questo video con tutti i tuoi amici, con tutte le modalità che riesci a usare, WhatsApp, YouTube, Facebook e quant'altro, d'accordo? Ci siamo inventati, io e la Marcon, in realtà è stata lei, una classifica per valutare quali sono i comportamenti che ha il nostro bambino quando è nutrito male. Allora, ci sono varie opzioni. Esatto. Dai, elencacele, per favore. La numero uno è? Allora, l'opzione numero uno è Jena Ridens. Jena Ridens. Ok. Fa casino, sì. Ride, è fuori giri. Sì. Non è quella cosa simpatica e leggera perché ama essere spiritoso. È un pochino fuori giri, d'accordo? Sì, distruttivo, diciamo. Anche un po' distruttivo. Jena Ridens. Il tuo bambino, quando mangia male, è Jena Ridens? È una modalità. Esatto. Modalità numero due. Modalità numero due è l'incredibile Hulk. Esatto. Cioè, nervoso, spaccherebbe proprio, tutto. Sì, non si può dire niente, cioè proprio si arrabbia per qualsiasi cosa. Ciao, proprio... come stai? Come? Cose così, no? Proprio sempre arrabbiato, diciamo. Già. Così. Proprio arrabbiato di default. Di default. Modello incredibile Hulk. Tre. Il terzo modello invece è il Bradipo Sid. Il Bradipo Sid, quello di l'era glaciale, vi ricordate? Esatto, quindi proprio modalità stanco, faccio dopo. Depresso, non ho poca energia. Non ho voglia, esatto. Fai tu. Oppure il tuo bambino quando è nutrito male è modello, come lo possiamo chiamare questo? Questo era Ciccio Bello alla bua. Ciccio Bello alla bua, cioè si lamenta, si lagna, piange con un non nulla e così via. Allora, questi comportamenti sono capitati tutti a tutti i bambini, esatto. Però ci sono delle modalità che vanno più in una direzione che nell'altra. Come mai avvengono queste cose, Francesca? Questo perché quando noi mangiamo zuccheri, in particolare, andiamo ad alterare proprio qual è l'equilibrio intestinale. Diciamo che già per quanto riguarda i bambini, più piccoli sono, più è importante anche come sono stati nutriti, insomma, se è stato un allattamento al seno, artificiale e quant'altro. E anche se hanno usato antibiotici, perché già. Questa è una cosa molto importante, per cui quando servono, servono, però sì. Non bisogna abusarne. Okay? Anche perché nei primi 3 anni di vita vanno a modificare lo stato futuro del microbioma. Esatto. Se ha una polmonite, ben venga gli antibiotici, però se puoi evitarlo ha un suo perché. Esatto, e soprattutto sta anche nella nostra educazione di cercare di dargli cibi variati da mangiare. Variati. Mm-hmm. Proprio perché la nostra flora batterica, continuiamo a chiamarlo così anche Dai. Se potremmo essere crocifissi, ma non importa, è molto importante che sia varia, che ci sia una grande variabilità all'interno delle razze. Tanti tipi di razze. Se noi mangiamo sempre 4 cose... Abbiamo da mangiare sempre a quelle 4 popolazioni che abbiamo nella pancina. Esatto. Mm-hmm. E in particolar modo appunto lo zucchero fa crescere più certi tipi di batteri e questi, siccome poi i batteri servono anche poi per la produzione di sostanze del sistema nervoso, chiaramente andiamo un po' ad alterare tutto questo equilibrio. Esatto. Okay? Questo anche si crea, diciamo, un finto equilibrio, perché una volta che noi poi andiamo a togliere lo zucchero abbiamo degli effetti in modalità crisi di astinenza. Crisi di astinenza. Di base allora la droga. Allora si rigenera questa roba qui. Esatto, poi si generano queste cose. E la cosa peggiore da fare è dargli qualcosa di dolce, perché così sta zitto. Sta zitto. Che è classica. La martellata sulle mani, no? Esatto. E quindi è come dire dare sempre la dose a un drogato, la stessa identica esatto. Cosa. Sta okay. Tranquillo, però voglio dire. Sì, non è proprio il massimo. E quindi li riempi di pasta o patatine. Ecco, le patatine fritte, uno dice, no ma non contengono zucchero le patatine fritte, perché sono salate. E là mi rendo conto che non ho spiegato bene quando mi fanno queste domande qua. Salato o zuccherato non c'entra niente, lì dentro ci sono amidi che sono praticamente zucchero, non appena vengono a toccare gli acidi nello stomaco diventano zucchero puro. Aggiungici poi che ci sono anche gli oli bruciati, una serie sì, di porcherie sì. Che insomma chi più ne ha più ne metta, ogni tanto se vuoi, però meglio evitarla il più possibile come pietanza, d'accordo? Mm-hmm. Quindi suggerimenti per risolvere sta roba qua, quindi in pratica, riassumendo. Allora, in pratica, intanto se avete già bambini che mangiano questi tipi di alimenti,
punto numero uno, cominciare a parlare un po' con loro di quanto fa male lo zucchero, eccetera. Okay. Non dare subito a togliere, no, perché cioè, giustamente fa perché fino a ieri potevo mangiarlo. Ed evitare spiegazioni del tipo perché ti fa male, perché non ha senso. Uh-huh. Perché se io do a un bambino, non so, un cioccolatino da mangiare e gli dico ti fa male, mi fa, beh, io lo mangio, però non sto male. L'ho visto, sto da Dio, mi piace un casino. Esatto, cioè, perché fa male. Ma sei scemo. Esatto, cioè, non capisce, ok. È come quella volta che mi dicevi che mi fa male guardare i cartoni animati, ma mi piacciono tantissimo, non capisco perché. Perché, ok. Quindi anche qui io le spiegazioni le do, per esempio, cercando di calarmi un pochino nella realtà dei bambini. Per esempio, so, qualche cartone animato, adesso abbiamo so, i Power Ranger che adesso vanno un po' di moda. Mm. Sai che il cibo preferito di questo tizio dei Power Ranger è questo. E lui non mangia questo. Questa età comincia un po' a metterci nell'ottica del supereroe, di quello che può piacere magari al bambino. Ti okay. ricordi Popeye, Braccio di Ferro? Sì. Mangiava gli spinaci, che per la cultura del tempo erano il non plus ultra in termini di salubrità. Erano uno dei cibi migliori perché ha il ferro, perché ha questo, perché... Tra l'altro un buon cibo davvero, non è che fosse un dato scorretto, ma avevano trasformato in un messaggio salutistico questo braccio di ferro che diventava potente mangiandosi una scatola di spinaci, no? Esattamente, quindi anche noi possiamo fare la stessa cosa, ok? Quindi per, a seconda del personaggio che piace, principesse Disney e quant'altro, insomma io ho poi una pletora di personaggi, personaggi che mangiano di tutto. E se mangiano di tutto, quindi. Queste cose buone. Buone. E per fare i capelli più lucenti, tutte queste cose qua. Però insomma, forte, i forte. Bambini... Devo farglielo fare quel corso sulla nutrizione dei bambini. Insistete anche voi, come aiutatemi voi che ascoltate, perché è troppo forte, è un'esperienza con i bambini questa qua che non la troveremo da nessun'altra questo parte. Questo è divertente, proprio come cosa, giuro. Però effettivamente ci mette nell'ottica di lavorare col bambino e quindi di poter fargli fare proprio dei cambi a livello alimentare. Poi un po' alla volta cominciate a togliere le cose zuccherate, inizialmente per togliere più la dipendenza diciamo chimica, perché alla fine quella è biochimica, sì. Si toglie, magari si sostituisce qualcosa di dolce con qualcosa che è sempre dolce ma non contiene zucchero, quindi i famosi dolcificanti alternativi. Esatto, abbiamo tante alternative, okay. Le cioccolate senza zucchero, se volete poi vi indico, sono fatte bene, le abbiamo progettate apposta. Un po' di alimenti che però insomma cominciano un po' a cambiare la situazione. Sicuramente ci sarà qualche effetto collaterale, vedi sintomi che abbiamo detto prima, iena, nervosismi, eccetera. Proprio perché è una fase in cui il corpo non ha più quello che aveva prima, non no? Non c'è più la botta dello zucchero. Ecco, quindi sappiamo che succederà questa cosa, ok, calmi e sereni. Ci passiamo in mezzo. Bravo, se è sera, tardi, andiamo a letto, quindi anticipato, ma va bene. Però un po' di giorni vedete che il bambino comincia a cambiare, quindi ci vuole un po' di pazienza e questi piccoli consigli, quindi cambiare per cibi zuccherati con qualcosa che è dolce ma senza zucchero e gradualmente invece abituarlo a nuovi gusti, ok? Perché altrimenti non andiamo mai fuori, è un circolo vizioso alla fine. Questo secondo me insomma, è una cosa che funziona ed effettivamente i bambini, come dicevamo già anche l'altra volta, sono molto più consapevoli di quanto crediamo. Esatto, loro comunicano per metafore, per i miti, tipo quello che dicevi tu prima, quel supereroe, però in realtà le cose le capiscono e quando le hanno capite, caspita, sono anche autodisciplinati. Io ho trovato delle cose molto interessanti lavorando con i bambini e con le sue esperienze mi faccio delle risate quando mi racconta le cose che fa, fortissimo. Bene, bene. Grazie Francesca. Prego. Ditemi voi se vi è interessato questo argomento, se deve fare per forza questo famoso videocorso per bambini e nutrizione. Tac. E in generale spero che quello che trattiamo nel canale vi piaccia, però siete sempre esortati tutti quanti a darci dei consigli, siamo qua apposta per aiutarvi, servirvi, soddisfare alle tante curiosità, il più possibile cerchiamo anche di rispondervi e di darvi delle indicazioni, quindi scriveteci cosa vi interessa, d'accordo? Nel frattempo vi salutiamo e vi diamo appuntamento nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!